Iran sono per lo più ragazzi e ragazze, giovani, che scendono in piazza e rischiano la propria vita per ribellarsi contro uno Stato autocratico, una dittatura che sopprime i diritti fondamentali delle libertà. E sarebbe bello, sarebbe opportuno, il mio auspicio più forte è che possa diciamo, questa lotta trovare il supporto in Italia e in Europa, non solo delle associazioni, del terzo settore, dei parlamentari, come stiamo ad esempio facendo qui, ma anche dei giovani. E diciamo, il collegamento con l'astensionismo in Italia credo sia, appunto, faccia parte di questa cornice. C'è la necessità di coinvolgere i giovani sulle cose che contano, sulle decisioni importanti, su quello che succede nel mondo. Dobbiamo farlo per quanto riguarda ciò che avviene dentro i nostri confini, quello che succede in paesi che non sono poi così lontani come a volte potremmo pensare. Sto seguendo in prima persona le iniziative, sto seguendo in prima persona le iniziative anche che riguardano questo patrocinio politico. Non è stato detto oggi in conferenza stampa, ma il Bundestag, quindi i parlamentari tedeschi, sono riusciti a raccogliere fino a 340 adesioni. Qui in Italia abbiamo lavorato e stiamo lavorando, abbiamo finora ottenuto circa un'ottantina di adesioni e in merito a questo vorrei veramente ringraziare i miei colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle, i colleghi e le colleghe di Camera e Senato, perché di questi 80 più di 60 provengono dal nostro gruppo e io veramente li ringrazio perché hanno partecipato con slancio e con sincero spirito per aderire a questa iniziativa, e credo che questo sia veramente un segnale importante. La maggioranza non era presente, nonostante in Commissione Esteri abbiamo deliberato all'unanimità una risoluzione che impegnasse il governo a condannare quello che succede in Iran, però è vero, purtroppo non si può negare che invece parlamentari dei gruppi di maggioranza non hanno aderito a questa campagna e non erano qui presenti, e ci sarebbe evidentemente bisogno di coinvolgere e c'è bisogno che loro forse si coinvolgessero ancora di più.